Ciao a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Diablotex, anche oggi si passa con un unboxing in anteprima. Allora, oggi è 11 novembre, questo gioco Sword Art Online esce domani 12 novembre. Adesso il vostro brado qui provvede subito a fare questo bellissimo unboxing. Allora, sarà un unboxing molto breve credo, perché tanto non è che una collector oppure qualcosa. Ecco qui ragazzi, ho tolto il cellophane. Vediamo un po', ullala. Vabbè, dentro c'è la classica cartolina per fare i punti Namco Bandai che non ho mai fatto. Ed ecco qua, vi tiro fuori la cover di gioco. Eccolo qui ragazzi, lo faccio vedere per bene perché è giusto. Voi sapete che io sono un tipo molto preciso su queste cose. Allora, ecco qui, voilà, Blu-ray di gioco di Sword Art Online per tutti gli appassionati. Eccolo qui. Mi piace ragazzi, di garba, a me garba parecchio come gioco, quindi sono un appassionato di giochi RPG e così via. Allora, rimetto dentro ragazzi la cover di gioco, la faccio rivedere prima di inserirla nella confezione, eccola qui. Perfetto. Allora, vai, inseriamo dentro la confezione, stai tranquillo, ok, oh, eccoci qua, la cartolina anche da rimettere dentro. Allora ragazzi, ora vi devo dire una cosa, dal negozio dove ho preso questo gioco, che io giustamente non vi dirò dove l'ho preso perché magari non vorrei creare problemi se magari mi è stato venduto un giorno prima qualcosa, magari non si è nulla, però io per sicurezza non dirò il negozio. Allora, mi è arrivato via email giustamente, ho avuto un codice per scaricare l'altro gioco di Sword Art Online, un altro capitolo che era uscito sul PSN, non so se all'inizio di quest'anno, magari sbaglio, comunque ho il codice per scaricare l'altro episodio di Sword Art Online, l'ho avuto gratis, e in più ho avuto anche questa steelbook, che dietro ragazzi è tutta nera, ecco vedete così, e avanti è così. La steelbook di Sword Art Online, eccola qui. Dentro non c'è nulla, giustamente vi faccio vedere. Ecco qui, dentro non c'è nulla, ragazzi. Ok, possiamo richiuderla. Ah, ve la faccio vedere anche per intera dalla parte. Un attimo, la faccio vedere anche per intera così. Eccola qui, questa è la steelbook di Sword Art Online, che era un'esclusiva di questo negozio dove ho preso anche Sword Art Online, però ragazzi io non dirò il nome del negozio. Quindi questo è stato l'unboxing di Sword Art Online, questa è la steelbook, questo è il gioco Sword Art Online. Ragazzi, vi faccio rivedere il Blu-ray dentro, così vi gasate, lo faccio rivedere, poi non dite che il vostro brado non vi vuole bene. Eccolo qui. Perfetto, ora mi toccherà scaricare anche l'altro capitolo di Sword Art Online, sono 9 giga credo, 9 giga, sì. Allora, a questo punto voglio salutare un mio iscritto al canale, Fabio Orsini. Ciao grandissimo Fabio, il prossimo anno ti aspetto a Lucca Comics, verrai insieme a Brado, ok? Poi saluto tutti gli iscritti al mio fantastico canale. L'unboxing di Sword Art Online in compagnia del vostro Diablotex si conclude qui. Allora, io vi do appuntamento, ragazzi, vi do appuntamento a mezzanotte sul mio canale per il primo gameplay di Sword Art Online, perché questa qui sarà un'altra serie che partirà sul mio canale, sperando... Allora, io a mezzanotte lo pubblico, sperando di non avere problemi di copyright, perché sui giochi giapponesi a volte il copyright, ragazzi, è veramente un attimo a beccarlo. Se non ci saranno problemi di copyright... A mezzanotte in punto, che entreremo al giorno di uscita del gioco, ci sarà il primo gameplay sul mio canale. Quindi vi ringrazio a tutte per che mi seguite e mi supportate sul mio canale, ma anche che mi sopportate, ok? Ci sentiremo con il primo gameplay da mezzanotte, sperando non ci siano problemi di copyright, lo ripeto. Un saluto a tutti dal vostro Diablotex, saluto ancora Fabio Orsini. Ci sentiremo per i prossimi gameplay. Ciao a tutti, mi raccomando, sempre Rocca Bestia, e questo è Sword Art Online, ragazzi. Gioco che secondo me sarà veramente bello, perché io a Lucca Comics l'avevo provato in anteprima. Ciao a tutti, ragazzacci, yeah!
rock and roll.